Udienza camerale in tribunale per discutere dell'utilizzabilità delle intercettazioni casuali. Il GIP si è riservato la decisione. Intanto i legali del deputato che potrebbe votare alle europee annunciano querela contro Crocetta. Il 23 maggio del 92 Cosa Nostra, con un attentato terroristico mafioso senza precedenti, fece saltare in aria il giudice Falcone e gli uomini della scorta. Oggi sulla scalinata di Palazzo Piacentini un minuto di silenzio per non dimenticare. Ultime ore utili per convincere indecisi il partito degli astensionisti. Ieri a Messina i Big Di Pietro, Italia dei Valori e il ministro Poletti del PD. Ieri sera chiusura per i grillini a Piazza Duomo e stasera a Casa Pia della lista L'Altra Europa con Tsipras. L'amministrazione a Corinti ha trovato la peggiore situazione economica della storia della città e del suo comune. Sui bilanci un'inchiesta della Procura e un richiamo della Corte dei Conti. Stasera a Malalingua si parlerà di conti e della ricetta per farli quadrare. E il mercato a tenere banco in casa Messina. Ferreira ormai della Virtus Entella. Domani la presentazione della campagna abbonamenti per il prossimo torneo di Lega Pro Unica.